ci l'avevamo promesso, ci piace dire le cose e mantenerle, e quindi Patti Bravo è qui con me. Buongiorno Patti, ciao, benvenuta. Ciao, saluti a tutti gli ascoltatori, sì, a tutti quelli che ci stanno vedendo, guardando, ascoltando, scrivendo, quelli che hanno apprezzato la tua esibizione, quelli che non hanno apprezzato, soprattutto loro, perché secondo me, ascoltando questo Eccomi, si renderanno conto di che lavoro sei riuscita a fare, ma non tanto a livello tecnico, che voglio dire, proprio a livello di cuore. Cioè, io ho passato il weekend ascoltando questo disco e, come dire, ne sono rimasta proprio colpita per le parole, per l'attenzione, per il tocco, per la modernità. E quindi non mi stupisce che poi mi abbiano scritto ragazze di 15-16 anni, perché sì, lo voglio. Hai notato questa... Ma sì, sì, l'ho notato, e mi fa un enorme piacere, naturalmente, anche perché poi in aprile sono in tour e quindi avrò un pubblico ancora più giovane. Ma adesso cantano tutti i pezzi. Perché sono andata a fare, sai, le film. Sono curiosissima di sapere. È pazzesco, perché erano tutti ragazzi giovani, poi c'erano ragazzini di 8 anni accompagnati dalle mamme, eccetera. E poi cantavano i pezzi. Cioè, a un certo punto mi sono messa a cantare con loro, perché cantavano tutto quanto. E la cosa strana è che gli piace moltissimo il pezzo di Francesca, un uomo semplice. Sì, sì. Perché è speranzoso, perché esatto. Il disco, perché dice poi alla fine amare non è mai sbagliato, anche se si piange, ma non importa, cambierà tutto quanto. Sì, sì. È una cosa che ho fatto poi con lei, perché è una ragazza molto giovane, di Roma. Questo eccetera. Confronto è importante, vero Patti? Sì, puoi aiutare naturalmente, se qualcuno ha già qualcosa dentro. Certo, quella è la base. Se no non succede niente. E adesso li ho messi insieme con Skip, quello di Nuvole. Certo. Cosa ho detto? Un rocchettaro da una parte, una mezzo rocchettara che gli piace il grunge dall'altra. Sì. Chissà che cosa viene fuori. Nirvana Vasco, insomma. Bellissimo, le contaminazioni sono fantastiche, ci sono anche... Ma servono. Anche, sono fondamentali, se non si confronta, Carapati, credo che rimanga sempre di marmo, legnoso, inutile, si annoia lui stesso, annoia gli altri. No, bisogna essere curiosi. Per forza, e questo rende possibile quello che dicevamo all'inizio, cioè che ragazzi, di bambini, insomma, che non hanno sovrastrutture, no? Si sentano attratti da queste canzoni e da queste parole, perché anche quando si parla d'amore, Patti, tu da tutta al più, ma insomma anche prima lo fai sempre, no? Tu hai sempre cantato canzoni che ci dicevano bisogna sì amare, però anche amarsi, no? Quindi sapere quando te ne devi andare, non farsi sopraffare, non essere dipendenti. Questo vuol dire volersi bene alla fine, no? Sì, penso sia così. E poi nel mio carattere, quindi naturalmente uno sceglie anche, oppure anche vedere con degli artisti che ti conoscono e ti capiscono molto bene, quindi hai delle sorprese, tipo con Ziba. Pazzesco. Io Ziba l'ho visto 20 minuti sul mio divano. Infatti lo chiamo il mio divano. A lui? Sì, 20 minuti nel mio divano. Abbiamo chiacchierato di cose che non c'entravano nulla. È andato via e dopo 2 ore mi ha chiamato e mi ha mandato il pezzo. Con delle frasi... Allora, io scusami, ma lo sai che me ne sono segnate alcune. Non ho mai freddo nell'urgenza di creare. Non trovi che spogliarsi sia la cosa più geniale dopo il disordine, eh? Geniale! È una cosa, io lo adoro, sì, ma proprio... Una frase... modernissima, sì, sì. Poi ce ne sono anche altre dentro, sì, sì. Anche ma che non serve riuscito... farsi male, no? Esatto, ma è come se fosse entrato nel mio animo con il suo, sì. Perché per beccare così proprio questa realtà, questa verità, devi essere uguale, sì, certo. Perciò secondo me il divo, come lo chiamo divano, è perché in quello in quei minuti ha sentito una somiglianza di animo, sì. Ed è andato via e ha fatto quello che ha fatto. Sai come mi è piaciuta, al di là di questa frase che ti ho riportato, anche quella, no? Che non è davvero, farsi male non serve a niente, assolutamente non serve a niente. No, è che la gente non ci pensa, no? Uno dice farsi male non serve a niente, però poi si fa male quotidianamente, certo. No? E invece è vero che non serve. Adesso io ho bisogno di chiederti un commento su questo festival, Patti. Tu ne hai fatti diversi
Mi ha sempre colpito, te l'ho detto anche là, anche a fuori Sanremo, il fatto che tu io voglio andare in gara, cioè io avrei potuto festeggiare i 50 anni di carriera lì, tranquilla, esibendomi come super ospite, ma ho detto no, io voglio andare in gara. Sì, anche perché me lo... Beh, innanzitutto perché non sapevo che erano 50 anni, mi hanno detto. E quindi me l'ho detto e sono rimasta un attimo scioccizzata, ho detto aiuto, cioè nel ho senso, l'altro io. Mazza quanto ho lavorato. Troppo. Dopodiché mi hanno chiesto di andare come ospite, io ho detto boh, andare lì, fare gli stessi pezzi che posso fare dal vivo come faccio sempre, perché? E poi tutto sommato è da morti un po'. Questo è già i 50 anni. Tu dici come il premio alla carriera. Esatto, allora ho detto, beh, andiamo lì e rischiamo ancora, capito? Mettiamoci in gioco, fa bene ogni tanto. Senti, ma tu sei, credi di essere in credito o in debito col festival? Cioè hai dato di più tu al festival o di più il festival? Secondo me di più. Ma tu. Secondo me il pubblico ha dato moltissimo. La giuria di qualità, lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso. Non ci hanno preso, però la giuria della sala stampa sì. Ah beh, assolutamente, ecco. Beh, la sala stampa come al solito gentilmente mi ha dato il premio della critica, che mi ha fatto un enorme piacere naturalmente. Avrebbero dovuto darlo sul palcoscenico. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo, perché è un premio importante. Esatto. È un premio molto importante. Senti, no, pensavo al fatto se il festival ti avesse tolto delle cose, no? Perché anche la canzone che noi ascoltiamo tra poco, che è E dimmi che non vuoi morire, che credo sia una delle canzoni che si ricordano di più del festival in assoluto, no? Forse non, all'epoca non ebbe quello che si meritava. Anzi, arrivò vero? Non bene, non mi ricordo. Non giuissimo, però non vinse, insomma. Era, assolutamente. Era la vincitrice morale. E beh, è un pezzo classico ormai. Ma c'erano i Gelis. Che ancora tutti noi continuiamo a chiederci. Esatto. Con tutto il rispetto, per carità, però voglio dire, stiamo parlando di E dimmi che non vuoi morire, una canzone che ancora una volta, perché poi i temi che ti sono cari evidentemente li canti nel tempo, no? Ancora una volta mette l'accento su questo. Esatto, no? La beh, cambio Vasco, io la vita. Beh, Vasco mi conosce, quindi pensa, ti racconto questo piccolo aneddoto. Sì. Allora mi è arrivato questo da Tonia Sachs, questo nastrino, allora c'era il nastrino. Sì, certo. Lo metto su e dico, ma io non ho cantato questa canzone, non me la ricordo, non l'ho mai cantata. E la Tania mi fa, guarda che Vasco quando vuole mi imita talmente bene. Dai, davvero, ti giuro. Sembravi tu? Ma io ero convinta, ho detto, ma che strano, io questo pezzo non l'ho mai cantato. Cioè lui l'ha fatto per farti capire come sarebbe venuto bene cantato da te. No, perché si diverte. Capito. Ma ti ha detto qualcosa di questo ultimo invece? Non Sanremo? Ci siamo sentiti perché sta a Vegas e si sta anche annoiando a Las Vegas. Ah, non sta preparando il disco, sta facendo le vacanze. Sì, okay. una semi-vacanza. Andiamo. Patti Bravo con noi a Radio Italia Solo Musica Italiana. Questo Eccomi, io insomma lo guardo, lo riascolto, ma adesso lo terrò. Sappi, Patti, che hai la responsabilità, perché rimarrà in macchina mia per parecchio questo disco. Beh, mi fa solo che piacere. Se vuoi ogni tanto ti chiamo e ti canto sopra. Mi fai l'over voice. Esatto. Così ti alleni anche per i concerti. Tu sei una di quelle che se le ricorda le parole? Dipende dai pezzi, leggio no, o gobbo elettronico. Tutti quanti hanno il gobbo tutti. Ormai. Sì, è un classico. A me me lo ha regalato così come Fornaciari. Zucchero. Ma ti sto parlando di 25 anni fa, una cosa sì, del genere. Ti ha detto, quindi guarda con che lui, è meglio. Guarda che è meglio con quello, mi sono rovinata. Sì, perché chiaramente quando cominci ogni tanto guardi, butti l'occhio lì. No, vabbè, insomma, mi ricordo ciò che devo ricordare. Le cose essenziali le ricordiamo, poi c'è il pubblico che chiaramente sapendo le canzoni è Sa meglio di me, perfetto. È un ottimo,
voglio dire compagno di viaggio. Io volevo solo ricordare, insomma, le prime date annunciate dal 1° aprile, ma sì, non è uno scherzo. D'aprile, no, un mese giusto. Sì, sì. Montecatini Terme, yes, sarà la prima data, e poi ecco, io verrò al Teatro Nazionale 4 aprile Milano, 7 aprile Lecce. Sul nostro sito troverete tutte le date, anche perché sono convinta, cara Patti, che poi si allargherà ancora il giro di questo viaggio. Ti piace ancora molto viaggiare? Beh, non posso farne meno, quindi devo viaggiare. Ma perché non riesci a stare tranquilla o per lavoro? No, per lavoro, se no lavoro, cioè, se no viaggio diversamente, naturalmente.